Una giornata di festa dedicata ai 170 dipendenti e alle loro famiglie per celebrare 70 anni di storia e guardare al futuro. Porte aperte alla Ego Italia di Camerano tra i leader mondiali nello sviluppo e nella produzione di bruciatori e soluzioni avanzate per la cottura a gas. Enrico Santarelli, CEO di Ego Italia, insieme al Managing Director Rudolf Kaiser, alla direttrice delle risorse umane Rosalba Murolo e al responsabile di produzione Paolo Lucchetta, ha incontrato i principali rappresentanti delle istituzioni, dell'imprenditoria, del mondo accademico e molti stakeholders per discutere del futuro dell'azienda nell'attuale contesto economico. La manifattura funziona soprattutto perché noi possiamo fare leva su persone che lavorano da noi da tanto tempo e sono un asset imprescindibile sia per il presente sia per il futuro. Un futuro che ha, diciamo, tante sfide davanti, sfide anche complesse, sfide che riguardano la domanda di mercato, i consumatori sempre più esigenti, la competizione sempre più agguerrita, ecco, ma l'idea di poter contare su persone così esperte e su una connessione così forte con il territorio è sicuramente un asset per noi. 70 anni, una vita, qual è il vostro segreto per questa longevità? Ma secondo me quello che ci ha sempre premiato è una grande coerenza sul prodotto, l'attenzione alla qualità, la flessibilità rispetto alle richieste del cliente e soprattutto questa esperienza e conoscenza che ci viene riconosciuta ormai a livello mondiale, perché noi siamo presenti a livello mondiale. I mercati internazionali al momento sono un po' in ribasso. Molti acquisti nel settore gas e cucine sono già stati fatti durante il periodo della pandemia e ora il mercato vive una contrazione. La forza di questa compagnia? Senza dubbio la grande esperienza, il know-how dei prodotti. Noi siamo i leader del mercato dell'elettrodomestico. Tutti ci conoscono nel settore, in Italia e nel mondo, dove abbiamo sedi praticamente ovunque. Per Camerano è oramai un'azienda storica, perché appunto celebra il 70° anniversario. È sempre stata un'azienda importante. Una famosa impresa che dà lustro al territorio, dà lustro alla regione Marche. È un traguardo importantissimo perché significa aver superato veramente delle ere industriali che a noi sembrano lontanissime e averle scavalcate rimanendo costantemente nel territorio. Magari trovare sempre più aziende così profondamente radicate che decidono di continuare ad investire nelle persone e di valorizzarle al meglio come stanno facendo gli attuali titolari dell'azienda. I veri protagonisti della giornata però sono loro, i dipendenti e le loro famiglie, molti i bimbi presenti alla festa. A loro è dedicata in particolare questa giornata speciale, il Family Day, per festeggiare il presente, guardando alle sfide del futuro. A me piace parlare non di dipendenti ma di persone e nel momento in cui ci siamo trovati a voler celebrare questi 70 anni, ci è venuto naturale estendere appunto questa celebrazione alle nostre persone, perché sono loro alla fine che senza le persone in fondo non ci sarebbe niente qui. Quali prospettive per il futuro? Crescere, questa è la nostra priorità, lo facciamo in un contesto difficilissimo, però insomma abbiamo idee, abbiamo prospettive. Abbiamo testa, cuore e gambe per provarci.